Si parla di disabilità, di accessibilità nella nostra città. Qual è il programma del Movimento 5 Stelle? Innanzitutto proseguiamo un lavoro iniziato 5 anni fa in Consiglio Comunale, perché nessuna forza politica come il Movimento 5 Stelle, pur stando all'opposizione, ha spinto tanto per lasciare sempre viva una luce rispetto al tema della disabilità, dell'accessibilità e delle pari opportunità. Ovviamente riproponiamo, perché non è stato portato avanti dall'amministrazione di centrosinistra, la stesura finalmente del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Ovviamente la messa in funzione della figura del disability manager e del garante della disabilità, finalmente l'apertura di uno sportello dedicato all'accessibilità e alle persone con disabilità, perché bisogna davvero garantire una città che sia a misura di tutti, un piano che lavori anche per rendere accessibile le zone di divertimento, quindi il mare, i parchi. C'è bisogno che davvero la città sia disponibile e accessibile a chiunque. Da sempre impegnata sui temi della disabilità come docente universitaria, oggi il mio impegno in politica è nella direzione della salvaguardia, della diffusione, della cultura dell'inclusione. C'è tanto ancora da fare. Il tema dell'accessibilità ai luoghi, alla comunicazione, all'informazione è sempre più un'esigenza che ci dà la possibilità di confrontarci con questi mondi. Un cammino, ripeto, è stato già avviato, ma dobbiamo fare tanto perché tutto questo si possa realizzare.